benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Luigi Super Star Saga più scagnozzi di Bowser. Questi scagnozzi li vedremo prima o poi in questo Let's Play? Non ne ho idea. Ma non cruciamoci troppo e andiamo avanti a prendere il secondo pezzo di stella dopo aver recuperato il primo nello scorso episodio. È stata una cosa piuttosto lunga recuperare il primo pezzo di stella del fagiolo stella, però oggi devo andare in percorsi che non ho ancora esplorato del tutto. Tipo, io qua su non ci sono ancora stato. O meglio, qui non ci sono stato, ma ho i miei dubbi di poterci andare adesso, perché è chiaramente bloccato. Quindi io devo passare per di qua e poi andare... Eccola, la strada che non avevo finito di esplorare del tutto, perché non ero abbastanza forte da affrontare questi nemici. Ora lo sono forte. Lo sono molto di più di rispetto a quando ho affrontato per la prima volta questo percorso. E dovrei essere al 28 con entrambi. Sì. Ho affrontato tutta quanta la fauna marina, quindi ho estinto le stelle marine. Però andava fatto, perché altrimenti non si finisce più, ragazzi. Vai via tu. Quello dove vada Mario? Ah, ok, l'ho evitato per pura fortuna. Canotto, sì, vabbè, però un tanuki e goomba, cioè era necessario. Va bene, facili. Ora sono facili, prima erano molto più difficili e danno anche pochi punti esperienza. Affrontare i nemici marini era la cosa migliore da fare per livellare. Allora, io c'ho sto coso qua che mi dà fastidio da vedere. È andata bene. Tra l'altro nei commenti mi è stato detto: Andre, guarda che hai un attacco fratello aggiuntivo grazie al potere delle mani. Ed io ne ero all'oscuro perché... Beh, perché sono Andre Link, ovvio. Posso sapere le cose io? No. Allora, vai. Questo qui se ne va. Mi dispiace, Tato, ma se non ti levi quelle buone... Ok. Dovrebbe esserci il teatro Yoshi sopra, che non ricordo se è una cosa aggiuntiva di questo gioco, ma che sto facendo? Fermati. Olè. Va bene, cioè fino a un certo punto va bene. Aspetta. Hammer. Tra l'altro ho sbloccato le bevande da fare con i fagioli. Ne ho fatte alcune, professor Strambic si è palesato. Quindi insomma, sono andato leggermente avanti di cose che potevo far vedere a schermo ma che non ho fatto. Comunque non è che avesse molta importanza. Sì, ha qualche battutina col Poltergeist 3000, col fatto che Luigi lo conoscesse già. Insomma, le solite cose di Mario e Luigi. Mi ha dato anche degli oggetti, questa è una cosa molto importante. Però... tutto qui. Oggetti che non credo userò perché sono uno svantaggio non solo per l'avversario ma anche per me, quindi sarei un po' restio a usarli. La cosa che mi preme ora è salire qua sopra, che penso si possa salire da qui. No, la strada è ancora bloccata. Ragazzi, mi scuserete un attimo, ma non vi affronto, perché ho da vedere cosa succede qui. Qui non so... Ah, qui posso andarci però, fermati. Ok. Ah, bene. Luigi. Andiamo? Oh, allora sì, era fattibile, bene. Volevo prendere questo e questo ho preso. Ok, vai Luigi, tocca a te con il potere delle mani. Che poi sarebbe bastato anche premere da dietro e basta, cioè senza che Luigi usasse quella tecnica. Qui penso che possibile che ci voglia il potere di Mario. No, infatti no. Semplice martellata. Sì. Hammer.
Wow. Ah, che bello il platform! Però c'è il sole che mi ha fatto fuori. Ma no, sono saltato! Opla! Oh, nice. Vai. Ciao. Congratulazioni. Non sarà stato facile arrivare fin qui. Celebriamo questo evento con questo qui. I pantaferro. Tipo pantacollant ma di ferro. Vediamo un po'. Pantafungo, questi sono per Mario proprio. Pantaferro. Eccoli qui. No, diminuisce i punti fratello. Di 12. Cavolo, però difesa. No, no, li metto. Allora, posso sempre aumentare i punti fratello con le bevande, quindi va bene così. Ah, solo per prendere questo era? Ok, diciamo che... Luigi, diciamo che va bene, dai. Non mi lamento. Alla fine, sì, si rivela utile, perché poi gli attacchi fratello li faccio più che altro con Luigi. Ma quindi questa cosa di qua che devo andarci ora a vedere... Vabbè dai, è stato istruttivo. Alla fin dei conti. Ok. Ah, qua per Luigi va a finire. Blocco indovino. Il blocco fortunato di oggi è il Simu blocco. Colpendo simultaneamente i due Simu blocchi qui davanti, cresce il vostro livello di fortuna. Usate il dislivello per disporvi uno in alto e l'altro in basso. Così li colpirete simultaneamente. Ok. Ecco così, dai. Eccolo qui. Allora, un po' impegnativo, eh. Per me, ovviamente, certo. Non per una persona normodotata. Vabbè, parte le stupidaggini. Eccomi qui. No, in realtà è che io sono abituato a premere X e quindi saltano insieme. Devo premere A invece che X con Mario. Ok, vediamo un po' questo dov'è. Ah, forse questo. Ok, Luigi. Ok, questo ci sono, ho capito. Ciao Talpa. Sì, ok, dammi il... Ok, pantaloni di lana, che sono per chiunque li voglia indossare, mi pare di aver capito. Vediamo un po' però Luigi. Oddio, pantaloni antidoto di Luigi non mi dispiacciono, veramente. No, no, diminuisce tutto. A Mario invece? No, no, solo per la difesa Mario, però diminuisce. Certo, mi aumenterebbero i punti fratello, ma no. E niente, allora, si è rivelato un po' inutile, ma vabbè, ormai è fatta. Completismo. Allora, io ora devo andare in alto. Però non voglio scendere, non ancora. E invece l'ho fatto. Vado qui comunque, dai. Oh, questo è il teatro Yoshi, vero? Sì. Ciao Yoshi! Wow, facce di Yoshi ovunque. Perché mi guardate in quel modo? Perché c'è un pezzo stella lì sopra? Che succede? Senza appuntamento non si può parlare con Fracco. Siete venuti fin qui per ottenere soldi? Fracco, il signor Fracco, è molto impegnato. Non ha tempo per parlare con voi. Andatevene, andatevene.
Senti, innanzitutto buongiorno, buonasera, buonanotte. Secondo, fagiolo stella. Un fagiolo stella diviso in quattro parti? Signore mio, signore, non deve ascoltare, non può ascoltare. Tutte queste fandonie servono solo per farvi restare al verde di nuovo, sono solo bugie, bugie! Bellissima reference. Stai zitto tu. E adesso scusatemi. Cosa c'è da guardare? Ho qualcosa in faccia? No, addosso. Dite che assomiglio a Frizzo, l'inventore della gazzosa. Ah sì, non ci ho fatto caso. La ragione è che io non sono Frizzo, ma sono suo fratello minore. Mi chiamo Fracco. Sono il fratello minore del leggendario inventore della gazzosa. Sono il proprietario del teatro. Inoltre sono il presidente del fan club degli Yoshi. Questo teatro è stato progettato per offrire agli Yoshi il massimo divertimento. Allora, di che cosa volete parlare? Capisco, volete solo avere le decorazioni sull'insegna. Certamente va bene. L'avevo presa pensando che servisse per decorare l'insegna, ma ve la cedo volentieri. Davvero così facile? Non lo faccia, non lo faccia, padroni! Lo farò solamente alle seguenti condizioni. Questa è l'insegna del teatro, quindi in cambio di questo dovete trovare qualcos'altro per decorare l'insegna. Intendete dire uova neon? Sì, in cambio delle 7 uova neon colorate vi posso dare questo oggetto. No, padrone, 2 metri di mezza età come loro non troveranno... Oh, mezza età chi? Non troveranno male uova neon. Dai, abbiamo capito, sì. Scusami, Cosa ne dite, ci state? Quando uno Yoshi mangia un tipo speciale di cibo, depone le uova neon. Dentro il teatro ci sono 7 Yoshi affamati. Ora non vi resta che trovare quel cibo particolare e darlo agli Yoshi. Una volta ottenuto un nuovo neon, vuol dire che lo stomaco degli Yoshi è pieno e vuol dire anche... che siamo tutti felici! Chiaro? Incredibile, signore! Lei non pensa solo a se stesso, ma anche a tutti gli Yoshi! Ehi, voi due, non rimanete lì impalati! Ringraziate il mio signore! E quando avete finito di ringraziare, correte a prendere quelle uova neon! Ora che ci penso, c'è qualcuno nel teatro che è un esperto di uova neon. Per sapere di più sul cibo che piace agli Yoshi e su dove trovarlo, parlate con quell'individuo. Quindi è questo ciò che dobbiamo fare, trovare delle uova neon. Ciao Yoshi! Ok, non ho capito, ma io potrei anche saltare in testa a questo tizio e prendermi... Non parlare Mario, prendi... No, allora, aspetta. No, anche con X parli Mario, perché anche con X parli? Potevamo semplicemente prenderle e andarcene. E fuggire fuggiaschi. E invece no. Dobbiamo sottostare alle regole. Oddio, questo è uno Yoshi affamato? Che fame? Mi andrebbe della fruta? E a te andrebbe della frutta. Allora, io degli Yoshi mi ricordo qualcosina del loro cibo preferito da Super Mario Sunshine. Mi ricordo che c'erano ananas, banane e... durian anche, uno voleva durian, era difficilissimo portare il durian a volte. C'erano anche i meloni se non sbaglio. Comunque, io sono Fusaglio, l'architetto che ha progettato questo teatro, no? E poi comunque sono il fratello maggiore del più grande investigatore del borgo, no? Se lo dici tu. Cosa? Uova neon, dite? Come sapete che sono appassionato di uova neon? Fra, è un lavoro comune dalle mie parti. Ah, a volte architetto, a volte fratello dell'investigatore, ma in realtà sono solo un povero vecchio che ama le uova neon. Non è vero? Ripeto, se lo dici tu. Cosa? Volete sapere che cibo fa di depositare le uova neon agli Yoshi? Beh, la fagiolfrutta, forse. La fagiolfrutta vive nei regni di Fagiolandia e cresce sottoterra, forse. La prima cosa è estrarre il fagiolfrutto dal terreno. Quindi darlo a uno Yoshi che lo ingurgiterà. E allora si otterrà un nuovo neon, forse. Sapete, non c'è nulla di male se un vecchio si appassiona di uova neon. In tutta la mia vita non ho mai trovato un solo uovo neon.
Come fai a sapere tutte queste cose? Molto bene. Comunque le mie conoscenze non sono certe esaurienti o assolutamente esatte. Nella mia mente c'è una mappa generale dei luoghi in cui la falce o frutta potrebbe essere. Molto bene. Cosa? Cosa? Volete trovarla e darla in pasto agli Yoshi? Ok, ve lo dico davvero. Vi mostrerò una mappa che indica il luogo dove si trovano alcuni fagiolfrutti. Segnerò la vostra mappa, forse. Wow. Recatevi nei luoghi che ho segnato sulla vostra mappa e cercate dove ci sono erba o rocce. Se trovate un luogo del genere, potete star certi che lì si nasconde un fagiolfrutto. Per trovare un fagiolfrutto basta scavare una volta e tornare su. Forse, buona fortuna. Oh cielo, mi tocca fare un giro enorme allora. Signori miei, cominciamo da questo qui. Facciamo un giro anti-orario e li cerchiamo tutti. Possibile che sia qui già uno? No, questo è un fagiolghigno infatti. Eh beh, perché qui prima non ci potevo andare, no? E ora sì invece. Ah, proprio qui? Cioè te la mettono così facile? Sì. Bene, ottimo. Però qui c'è un'altra cosa che non ho ancora visto. Ah no, era di là. Allora, niente, era fatto allora. Allora, Luigi, devi un attimino andare da solo, Tato. Vediamo un po'. A giudicare da quello che dice dovrebbe essere qui dentro, credo. Ah, ma già Luigi gliela mette già così difficile. Accidenti. Oh, oh. Oh, ok. Ok, ah, potevo anche passare sotto. Va bene. Ciao. Fungo d'oro? Ok, cos'è questo fungo d'oro ora? Cuori e punti fratelli al massimo. Ah. Beh, ci sta. Aha. Eccolo qui. E adesso qui sotto l'abbiamo. Ah, eccolo qui. Ecco, sì, è proprio qui. Questo sì, me lo ricordavo. C'era qualcosa di simile. No, così. Un terzo ottenuto. E andiamo qui allora, sì. Ok. Ah, mi sa che è di là però. Sì, guarda qui dove andiamo a finire. Va bene, va bene. Ma sti cosi pure sono diventati abbastanza facili da sconfiggere, quindi neanche mi ci impegno più. Ok. Luigi, tocca a te. No, Luigi, devi fare un po' meglio, ecco qua. Si sono un po' pignoli a volte su dove colpire. Ah, c'è la zona sotto che ancora non ho visitato di questa mappa. E forse si attiva qualcosa qui. Ma non l'esploro ora, perché mi sa che c'è un altro fagiolo stella sotto. E mi sa proprio di sì a questo punto. Allora, qui sopra non mi ci fa andare però. Tocca prendere un'altra strada. È qua sopra, sì. Vabbè, dai.
sarà piuttosto facile. Quindi, per fortuna o per sfortuna, cioè non so sinceramente come definirla questa, sono tutti quanti lo stesso frutto. Forse l'hanno voluta rendere una cosa un pochino più semplice, perché tanto alla fine devi recuperarli comunque tutti. Ci vuole qualcuno che ti dice dove stanno, quindi l'hanno resa un po' più semplice, dai. Che non è proprio male, dipende dai punti di vista. Io trovo che sia ok, non è proprio male. Ah, no, 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 no. Ah, qua non ci sono ancora stato. Ah, perché mi ero fermato, mi sa. Ah, ecco perché non ero andato avanti qui. E vabbè. Sì, sto lasciando un po' di fagioli in giro, ma penso che li recupererò poi in un secondo momento, perché neanche a me fa piacere lasciarli, però poi li recupero. No! Tato, non è roba tua. Non è roba tua, Tato, per favore. Beh, sì, la zona è infestata da piante piranha, ce l'hanno detto. Che cosa? Il principe quello? Ma dai, c'ero saltato sopra. Danza piragna. Principe. Luigi. Sei stato utile ad aiutarmi, vero? Grazie. Sei stato davvero utile. Comunque, Luigi, guarda come sei cresciuto. Capisco, non mi ero accorto di essermi rimpicciolito. Luigi, a proposito, le dimensioni del mio corpo, come faccio a tornare normale? Una martellata. Chi l'avrebbe detto che potevi fare una cosa così? Sei un grande! Oh, va bene, ma stai attento. Guarda, ora la mia brillantezza è tornata normale. Luigi, grazie. Ah, mi hai davvero aiutato. Per ringraziarti ti regalo questo. È una cosa che ho trovato dentro la pianta piragna. Prendila. Bene, ora che sono tornato dal mio aspetto precedente, posso andarmene da qui. Ora devo proprio trovare un altro pezzo di fagiolo stella. Per favore, porta i miei saluti anche al baffino rosso. Magari ci incontreremo di nuovo dopo aver trovato il fagiolo stella. Bye bye. Che individuo simpatico. E ora dobbiamo andare di qua a prendere l'ultimo fagiolo frutto. Chi sa dove si trova questo fagiolo frutto? Abbiamo trovato tutti quanti i fagioli frutti, ora non resta che darli agli Yoshi affamati. Wow, frutta, grazie! Prego. Ah, all'inizio sono di fagiolo, ma poi il loro gusto alla frutta si sprigiona. Niente di meglio della fagioli frutta? Pom. Pom.
Ecco, prendete. Anche a questo qui andrebbe della frutta. Un uovo neo, un arancione. E uovo neon viola. Poi questo qui che ce l'avrà, blu il uovo neon. Certo. E stiamo già a 4. Uovo neon azzurro. Uovo neon giallo. Ne manca uno. Tutti quanti gli Yoshi sono sfamati, mi pare di aver capito. Sì, ne manca uno effettivamente. Quello verde forse? Ah, eccolo, non l'ho visto questo, com'è possibile? Davanti agli occhi ce l'avevo. Ottimo. Possiamo andare ora. Ecco qua l'ultimo. Evviva, ce l'avete fatta. Ah, per fare l'insegna, bello. Ce l'hanno fatta. Perfetto. Evviva. Grazie a voi due, il teatro è al completo. O meglio, è completato, ho letto male. Quindi, come vi avevo promesso, ecco la vostra ricompensa. Un pezzo di fagiolo stella. Pezzi mancanti, 2. Siamo a metà dell'opera. Beh, saremo piuttosto impegnati per l'inaugurazione. Scusateci, ci congediamo. E è fatto allora, questa parte qui è fatta. Il prossimo pezzo di fagiolo stella penso che si possa prendere nella strada che non ho controllato prima, cioè questa qua giù. Da qui si scende qua sotto e la mappa nel menu effettivamente ci mostra proprio che c'è qualcosa lì in basso. E poi nel bosco? Ah, c'è anche una nel bosco. Va bene, quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Magari una boss fight per recuperare l'ultimo ci sta. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao!